risultato positivo perché comunque ci eravamo prefissati di uscire qua con qualche cosa in mano, proprio per dare continuità di quanto di buono si fa in casa ed era ora di incominciare a raccogliere anche fuori casa. Secondo me mi manca ancora il punto di Roma perché era strameritato, però comunque al di là di questo il rammarico è che abbiamo fatto secondo me forse il miglior primo tempo dell'anno, creando parecchie palle gol, mettendoli in grandissime difficoltà nella prima mezz'ora, e quando tu crei così devi far gol dal mio punto di vista, però non ci siamo riusciti e il rammarico è quello lì. Un gran bel Taranto nel primo tempo che ha messo sotto il Cosenza grandi firme, poi nella ripresa questa metamorfosi, da che cosa dipende? Ma no, dipende che alcuni giocatori non sono ancora al 100%, e 18 non riesce ad avere più di un'ora in campo. Garufo è sceso in campo e secondo me ha dato tutto quello che aveva, soprattutto nella prima parte, però il ragazzo è stato con problemi intestinali per quasi tutta la settimana, quindi secondo me è andato anche oltre, e quindi di conseguenza probabilmente poi ci sono venuti a mancare il motore sugli esterni per ripartire come abbiamo fatto nella prima parte. Ecco. Questo 4-4-2 pare essere un modulo interessante, applicabile agli uomini che abbiamo a disposizione. Ma io l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, e la dimostrazione è stata che noi da quando abbiamo incominciato, in corso d'opera, durante la partita abbiamo forse quasi sempre finito in questa maniera. Oggi mi sembrava opportuno giocare con la doppia punta per dare un po' di più di peso in avanti rispetto magari al 4-2-3-1, cercando di sfruttare gli esterni, e secondo me la prima parte l'abbiamo fatta benissimo. Anche perché comunque sia Manuele che Innocenti hanno aperto il gioco e poi non siamo riusciti ad andare a chiudere tutte le palle che abbiamo messo dentro. Il rammarico è solo esclusivamente quello. Allora Antonazzo, un commento alla partita, uno dei migliori in campo, per me il migliore, anche se oggi la sufficienza la meritate tutti. No, siamo contenti, ti dico la verità, oggi sono veramente orgoglioso di far parte di questa squadra, prima di tutto come tifoso del Taranto e poi come giocatore, perché veramente abbiamo un gruppo di ragazzi che non lesinano energie, arrivano sempre fino alla fine, e credo che oggi questa prova abbia premiato un po' tutti. Ci dispiace perché magari, essendo un po' più cinici il primo tempo, avremmo dovuto chiudere già la partita. Purtroppo è quello che ci manca in questo momento, però sono contento e sicuramente questi gol arriveranno prima o poi. Cosenza è uno snodo fondamentale per il campionato del Taranto, per il tuo campionato, perché finalmente abbiamo visto all'opera l'Antonazzo che conosciamo. No, mancano ancora 30 partite, quindi ancora manca tanta strada. Sicuramente abbiamo dato una prova di forza che è importante, soprattutto perché noi nel gruppo siamo convinti di essere forti e dobbiamo essere soprattutto nella testa e con l'umiltà. È chiaro che l'ambiente ci deve aiutare, perché a volte si parla sempre di quello che non si ha in questa squadra, a posto di valorizzare chi c'è. Adesso abbiamo questi giocatori che per me sono i più forti che ci devono essere, e quindi bisogna sostenerli ad oltranza. Dobbiamo essere più contenti per come è andato il match nella ripresa o un po' rammaricati per quello che abbiamo sprecato nel primo tempo? Ah, sicuramente dobbiamo essere soddisfatti a prescindere da tutto, perché comunque se abbiamo fatto un punto importante in un campo importante contro una grande squadra, lo sappiamo tutti, quindi di quello siamo soddisfatti. È normale, poi analizzando la partita c'è un po' il rammarico, perché magari il primo tempo potevamo chiuderlo in vantaggio e così non è stato, però ripeto, l'importante è uscire a testa alta da una partita così delicata e importante, e abbiamo dimostrato di essere anche un'ottima squadra. Ecco, lì davanti Cosenza ha un tridente pazzesco, cioè Matteini, Degano e Mazzeo. Manca Biancolino, insomma, nessuno voleva stare nei vostri panni, cioè nei difensori, alla vigilia di questa partita, però insomma alla fine è andata bene, benino. No, è andata abbastanza bene, non abbiamo mai rischiato niente di particolare, abbiamo giocato contro una grandissima squadra, contro un grande attacco, è inutile nasconderlo, però tanti meriti a loro, ma anche meriti a noi tutti come squadra, che ci siamo difesi abbastanza bene. Ecco, Brucato diceva: sono rammaricato perché avremmo dovuto vincere questa partita. Il risultato di 0-0 come lo giudica? Giusto? Ognuno ha la propria idea, io dico là nel secondo tempo proviamo a vincerla noi questa partita, quindi ognuno ha la propria idea, lui ha quest'idea, io ho la mia, mi tengo la mia sicuramente. Era, diciamo, il risultato giusto, un tempo per parte? Sì, sicuramente il Taranto ha fatto di più nel primo tempo e noi abbiamo fatto di più nel secondo tempo. Penso non sia stata una partita esaltante da ricordare. Penso che il pareggio sia il risultato giusto. Purtroppo c'è molto caldo, il campo sembra
gambe ai giocatori. È evidente che siamo per trovare ancora la propria identità, soprattutto una forma fisica accettabile, perché abbiamo visto quando è entrato Sabre che ha sprintato un po', ha messo in difficoltà tutta la retroguardia del Taranto, quindi sarebbe bastato averne un paio di Sabre in campo e quindi contiamo di